Allora, buongiorno a tutti. Allora, la presentazione del poema che ha fatto Luca mi esime dal ripetere cose che appunto sono state già dette, quindi non inquadrerò il poema dal punto di vista storico, eccetera, e mi concentrerò direttamente sull'argomento della mia relazione che qui ho intitolato verso una nuova edizione del Pericatarcon, questioni testuali ed ecdotiche, ma si potrebbe chiamare benissimo anche astrologia, mitologia e filologia nel Pericatarcon di Massimo, perché questi sono un po' i tre argomenti sui quali ho deciso di concentrarmi. Allora, come ha detto Gianluca, il poema è tramandato da un solo manoscritto, che è a Cefalo, Laurenziano 28-27 del IX secolo, che fa parte di un gruppo di manoscritti che ultimamente è abbastanza celebre perché appunto è la collezione filosofica sul quale ultimamente si stanno molto concentrando gli studi dei paleografi e diciamo che tutti concordano nel riconoscere l'alto valore testuale dei manoscritti che fanno parte di questa, tra virgolette, collezione, manoscritti che sono stati realizzati da e per un pubblico particolarmente competente. E il Laurenziano 28-27, che contiene, oltre il poema di Massimo, anche un altro poema astrologico, gli Apotelesmatica di Manetone, in 6 libri, quindi diciamo costituisce una sorta di antologia di testi astrologici, non fa eccezione. Più studio questo testo, più mi rendo conto che la paradosis è eccellente. Si tratta veramente di un testo di alto livello che a mio parere necessita veramente di poche correzioni, di poche modifiche. In realtà non è l'opinione, non era l'opinione dei filologi ottocenteschi, in realtà degli ultimi filologi ottocenteschi che si sono occupati del Pericatarcon, cioè Kechli e Ludwig, che hanno modificato pesantemente il testo del poema, mentre invece il Gerard, che ha realizzato un'edizione di Massimo nel 1820, si mostra più cauto, ha un grande rispetto per la paradosis, e diciamo che la mia edizione rappresenterà, da questo punto di vista, un passo indietro, che però spero in realtà sia un passo avanti, perché appunto consiste nella rivalutazione di quello che troviamo effettivamente nel solo manoscritto a disposizione. Prima però di esemplificare con due casi che mi sembrano particolarmente suggestivi questo mio modo di procedere, voglio parlare di un passo di Massimo che non ha problemi testuali, ma che può aiutare a riconsiderare, a reinterpretare o comunque semplicemente a riflettere su un passo di Arato che invece presenta delle difficoltà interpretative. Allora, se prendiamo l'Endaut, il primo passo che ho citato sono i versi 25 e 26 di Massimo. Siamo nella sezione relativa ai viaggi. Il poeta descrive la posizione astrologica della Luna e dice: se la figlia di Titani, Titanis, la Luna, illumina con il suo bagliore scintillante, Phaedresin Amariugais, l'asterismo scintillante, un'altra volta, Phaedimonastron, del Sagittario e la Phros, succederà questo, questo e quest'altro. Allora, come vedete dall'Endaut, la iunctura Toxeuteros e la Fru rappresenta una citazione di Arato. Qui ho riprodotto il testo di Martin, riproducendo anche fedelmente il suo apparato critico, Toxon et la Fru Toxeuteros, quindi l'arc du faible Sagittaire, quindi con faible che appunto riferito alla scarsa luminosità della costellazione, cosa non accettata, lezione non accettata dal. Diciamo, questo Elafros, questo Elafru, rappresenta una varia lectio tramandata dal Marciano greco 476,
Ma, ed è stata per esempio, oltre che da Martin, accettata anche da Maas come lectio difficilior a suo tempo, mentre invece è rigettata da Kidd, che vedete al punto 2b, che segue la lezione più diffusa, Toxon agavu toxeuteros, quindi The Bow of the Brilliant Archer, dicendo che non è possibile che Arato abbia applicato l'aggettivo elafros al Sagittario, perché questo aggettivo altrove nei fenomeni si riferisce a costellazioni poco brillanti, poco visibili, mentre invece il Sagittario si trova in una delle parti più luminose della Via Lattea, quindi diciamo, non, insomma, Arato non potrebbe aver fatto un errore così grossolano, dicendo, diciamo. Però allora, il passo di Massimo mi sembra che possa aiutarci in questo senso, perché è chiaro che Massimo, usando l'espressione Phaedimon astron, asterismo scintillante, non può dare a Elafros il senso di feble, debole dal punto di vista della luminosità, perché altrimenti dimostrerebbe segni di squilibrio, insomma. E quindi penso che Elafros si possa e si debba interpretare, almeno nel caso di Massimo, se pensiamo all'identificazione mitica di questa costellazione, che era in molti casi il centauro Chirone, e invece, secondo per esempio il tragico Sositeo di Siracusa, un certo Croto, figlio del dio Pan e di Eufeme, nutrice delle muse, per cui era il fratello di latte delle muse, abile arciere e abile cacciatore, che viveva nei boschi, appunto, dedicandosi a queste attività. E addirittura nel frammento di Sositeo riportato da Egino, appunto, Croto è definito celerrimum in silvis, quindi diciamo il personaggio è presentato come agile, scattante. Ora, Elafros in Omero significa agile, svelto, leggero, riferito sia a esseri umani che a parti del corpo, quindi Elafros potrebbe significare appunto agile, ma penso che sia ancora meglio, diciamo, seguire l'interpretazione dello scoliaste del Marciano Greco, che trovate sempre nell'apparato di Martin che ho riportato nell'handout, dove praticamente si dice che Arato definisce il Sagittario Elafros perché gli arcieri sono armati alla leggera, quindi Elafros significherebbe leggero, e si riferirebbe proprio all'equipaggiamento militare del personaggio, quindi magari è un riferimento alla rappresentazione del Sagittario su qualche globo, su qualche rappresentazione figurata. Quindi insomma, nella mia edizione tradurrò l'asterismo scintillante dell'agile sagittario o del sagittario armato alla leggera. Insomma, adesso non ricordo precisamente qual è l'espressione che ho usato. Comunque, se questo possa esserci utile anche per Arato, insomma, lo lascio dire agli specialisti di Arato. Passo invece a Massimo, punto 2, numero romano. Siamo ora nella sezione relativa ai matrimoni. E abbiamo qui di nuovo la descrizione della posizione della luna. È una perifrasi che riguarda la luna in toro, anche se il toro qui non compare nella parte che ho citato. Quindi, se la luna, soggetto sottointeso, percorre lo stesso percorso delle figlie di Atlante, cioè le Pleiadi, o se si manifesta sulle, nelle Iadi furenti, eccetera, eccetera. Come vedete dall'apparato di Ludwig che ho riportato in apparato, però la lezione Mainomenesin non è la lezione del manoscritto di L, che è Maioniesin, quindi di Meonia, relativo alla Meonia, che sarebbe la denominazione epica della Lidia sin a partire da Omero. Quindi prima di fare piazza pulita di questa lezione, mi sono chiesto chi fossero le Iadi e perché, insomma, e se in qualche modo esse fossero legate alla Meonia Lidia. E insomma, mi sono imbattuto in questo frammento di Ferecide in cui appunto veniamo a scoprire che le Iadi sono delle ninfe alle quali venne affidato Dioniso, alle quali Zeus affidò Dioniso subito dopo la sua nascita. Le Iadi, queste ninfe, si presero cura del dio
E dopodiché, dopo averlo allevato, lo aiutarono a diffondere la vite tra gli uomini, quindi parteciparono con lui alla sua missione civilizzatrice e gli stettero al fianco anche durante gli attacchi dell'Empio di Curgo, che insomma cercava di contrastare il dio. E proprio in relazione a questo evento, a questa persecuzione da parte di Licurgo, furono catastalizzate da Zeus. E non si capisce bene il motivo. Dal frammento si evince che Zeus o ebbe pietà delle Iadi per il pericolo che avevano corso, restando a fianco di Dioniso, oppure perché lo avevano affidato a Ino, a Tebe, mentre appunto loro erano alle prese con questo empio sovrano. Questi motivi ritornano anche molto tempo dopo Fereciide, nelle Dionisiache di Nonno. Il poeta descrive versi 20 e 21, ai canti 20 e 21 delle Dionisiache, appunto l'episodio di Licurgo, e dopo aver impiegato le espressioni Dionuso Iotitenas, quindi nutrici di Dioniso, Baccas, Bassari, di ninfe, per indicare coloro che saranno in seguito catasterizzati, appunto vediamo che Dioniso, dopo essere uscito dal mare in cui si era rifugiato per appunto sfuggire a Licurgo, viene a sapere che le Iadi, cioè le sue nutrici, baccanti, eccetera, erano state trasformate in una costellazione. E questa identità tra le baccanti e le Iadi emerge molto bene da questi due passaggi di Esichio e Eustazio che ho citato. Soprattutto quello di Esichio, che poi corrisponde a un frammento tragico, che dice: stellato come una menade, Acheo nell'Alfesibea, al posto di Iade, infatti chiamavano le baccanti Iadi. E anche in Eustatio, se interpreto bene, si vede che nel linguaggio retorico le Iadi sono le baccanti nutrici di Dioniso. Quindi abbiamo visto chi sono le Iadi, ma le Iadi hanno qualche rapporto con la Lidia Meonia? Secondo me sì. Se girate pagina, al punto 5A trovate un passo di Apollodoro, Biblioteca 343, in cui ci dice che le Iadi si occuparono di Dioniso a Nisa, in una località chiamata Nisa. Ora, questa Nisa era una località dai contorni evanescenti. Se vedete il punto 5b, Esichio elenca 17 località di nome Nisa, delle quali una si trova in Lidia, e quindi il fatto di definire le Iadi Meonie potrebbe essere una presa di posizione sulla localizzazione di questo avvenimento mitico. Mi sembrerebbe un procedimento alessandrino abbastanza classico. E poi se passiamo al punto 6, Euripide Baccanti 55-56, vediamo che il dio all'inizio della tragedia si rivolge alle sue baccanti chiamandole Olipusa Itmolon Erima Ludias, quindi altro punto di contatto, ma la conferma anche linguistica mi sembra che venga dal punto 7, questo passo di Nonno, in cui il poeta ancora una volta sta descrivendo i contingenti femminili, i contingenti bacchici che combatteranno a fianco del dio, e inizia appunto descrivendo le baccanti che vengono dai dirupi della Meonia. Poi segue la menzione di diversi tipi di ninfe che pure loro si uniscono al dio, e poi in una composizione circolare che è stata ben analizzata da Gerlot nel volume Belles Lettres, si ritorna a queste ninfe si unirono le menadi di Lidia, tra le quali le più forti erano le Bassari, di che erano anche le nutrici di Dioniso. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che in massimo ci siano tutte le ragioni, tutti i motivi per non toccare assolutamente il testo del manoscritto. Cioè, l'unica cosa che bisogna fare è aggiungere lo iota sottoscritto, ma non mi sembra, questo non ci sorprende, non ci turba più di tanto. Passo al terzo punto,
Verso, massimo verso 327, ancora una descrizione della posizione astrale della Luna, se tutta brillante, se colei che è tutta brillante si trova con l'ariete dal Belvello, eccetera, eccetera. Anche questa volta però questo Eupoku non è la lezione del manoscritto, che è Euscopu. Eupoku rappresenta una congettura dell'Obeck che si basa sul confronto con due passi, uno di Cicerone, Aratea, frammento 33, 328 su Biran, dove appunto i pesci sono definiti squamiferi, quindi con attenzione al rivestimento esteriore, diciamo, della costellazione, soprattutto Maniglio, dove l'ariete è definito l'aniger. Io stesso ho trovato questa espressione di Doroteo, Crios Caiteis, che appunto sarebbe un parallelo, e bisogna dire che questa congettura dell'Obeck è molto brillante, perché Eupokos è un aggettivo rarissimo, che io sappia compare in poesia almeno solo due volte, una volta in Eschilo Agamennone nel 1416, un'altra volta nell'Inno Anonimo ai Cureti verso 48 a pagina 161 dei Collectanea Alexandrina del Powell, e quindi Euscopu potrebbe effettivamente rappresentare la banalizzazione di un aggettivo così difficile. Però mi sembra che anche in questo caso ci siano dei buoni motivi, degli ottimi motivi per mantenere il testo di L, e cioè che Massimo, secondo me, in questo punto sta prendendo posizione su una, diciamo, vexata questio astrologica, che era quella che riguardava la luminosità o meno della costellazione dell'Ariete. In un passo famoso di Arato, 228-230, l'Ariete è definito notes, cioè dai contorni poco ben definiti, e Anasteros, oia Selene Skepsastai. Già gli antichi si interrogavano sulla funzione grammaticale di quell'oia, domandandosi se dovesse essere riferito ad Anasteros o a Selene, perché questo cambia un po' le cose, nel senso che se lo riferiamo ad Anasteros, la costellazione dell'Ariete sarebbe poco visibile solo quando la luce della luna piena impedisce appunto di osservarlo correttamente, quindi sarebbe, ed è come senza stelle in presenza della luce della luna piena. Se invece lo riferiamo a Selene, la situazione di scarsa luminosità è perpetua, diciamo, perché è senza stelle come quando c'è la luna piena, che notoriamente impedisce di appunto osservare bene la luminosità delle costellazioni. E questo passo di Arato, diciamo, era stato criticato abbastanza duramente da Ipparco, punto 4, in cui si dice, appunto, perché Arato, dopo aver detto, scusate, scordo una cosa importante, dopo aver detto che l'ariete è poco luminoso, aggiunge, per vederlo, infatti per trovarlo, per localizzarlo nel cielo, dobbiamo prima localizzare la cintura di Andromeda, che è più luminosa e che si trova subito sopra, e grazie a quella poi riusciamo a trovare l'ariete. E Ipparco dice, non è assolutamente vero, perché le tre stelle che si trovano sulla testa dell'ariete sono più luminose di quelle che si trovano sulla cintura di Andromeda, e anche la stella che si trova sulla zampa anteriore dell'ariete è molto luminosa, quindi diciamo c'è questa smentita abbastanza clamorosa di Arato. E quindi Massimo mi sembra che prenda posizione in questa in questa disputa astrologica, e che il nostro poeta stia dialogando con questo genere di testi, mi sembra suggerito anche dall'epiteto che usa per definire la luna, cioè Pandia, che ci ricorda la luce della luna piena. È vero che Pandia è molto usato nel Pericatarcon, però la scelta di usarlo proprio qui accanto al nome dell'Ariete mi sembra abbastanza significativa, soprattutto se poi si osserva che nel testo di Arato, che parla quasi sicuramente della luce della luna piena, abbiamo solo Selene. In Attalo, che abbiamo al punto 5,
abbiamo en selene, mentre invece Ipparco è l'unico a specificare, a dire ente panseleno, quindi a puntualizzare questo aspetto, mentre invece gli scoli ad Arato si collocano un po' a metà strada, osper en pletuse selene, però insomma non è necessario pensare che Massimo abbia in mente Ipparco o qualcuno in particolare, però è chiaro che sta pensando a questa disputa che vedeva appunto come tra i vari elementi in gioco la luminosità dell'ariete e il termine di paragone con la luce della luna. Quindi credo che anche in questo caso si possa conservare la lezione del manoscritto e insomma spero di avervi convinto e vi ringrazio per l'attenzione. Spero di avervi convinto soprattutto della necessità di una nuova edizione critica. Well, thank you again, and now we're getting a better and better picture of Massimo.